guardano tutti in su, la bocca si apre perché c'è questo grande colpo, diciamo, di luce. La struttura attuale è dal 1927 e poi è stato ristrutturato da poco. La ristrutturazione l'ha fatto Renzo Piano dal 2007 al 2014. Lui ha aggiunto altri tre piani, tutti in vetro. Ha tenuto il cortile, l'unica cosa che è rimasto, diciamo, intatto, perché voleva mantenere questa parte in uno spirito italiano. Allora il caffè, la piazza, come la chiama lui, la piazza italiana. Il cortile, diciamo, è una replica della canonica di San Biagio a Montepulciano, che è un piccolo edificio dietro la chiesa di San Biagio, però è la facciata è ripresa su quattro lati. Fra 2 anni ci sarà il 500° anniversario del complesso di San Biagio. Allora vogliono fare un gemellaggio insieme a noi per riconoscere che c'è la replica qui di una struttura di Montepulciano del grande architetto rinascimentale Antonio da Sangallo, il Vecchio. Io dico sempre che proprio al cuore c'è l'Italia in questo museo, abbiamo proprio il cuore italiano. L'arte italiana è un punto forte del nostro museo, più che altro del Rinascimento, ma anche del 600 fino al 900. Abbiamo Frangelico, Lorenzo Lotto, Gentileschi, Caracciolo. Abbiamo la collezione più grande del mondo dei bozzetti di Bernini in terracotta. Adesso siamo 3 musei di Harvard sotto un unico tetto, che prima eravamo separati, il Fogg, il Sackler e il Bushreisinger. Adesso le collezioni, diciamo, si parlano, sono tutte insieme per la prima volta. Qui c'è la collezione dei pigmenti, che è sempre stato qui dall'Ottocento, però non è mai stato esposto. E Renzo Piano ha avuto questa idea di farlo esporre. Si vede dietro il vetro, è tutto colorato, è anche bello da vedere. Io sono venuta nel 2006, era l'ultimo anno che eravamo aperti al pubblico. Era tutto molto diverso, era molto più piccolo e c'era un tetto che copriva il secondo piano, era molto più buio. E adesso più gallerie, 2 piani in più e spazi, diciamo, nuovi. Quindi lei si è fatta 7 anni di chiusura. Sì. Deve essere stato intenso, sì, l'emozione di vedere la gente che finalmente entrava. Molto, no? Sì. Vabbè, prima di quel attimo lì, il momento per me più grande era quando era tutto finito, tutto vuoto, tutto bianco e non c'era arte ancora. Era solo stanze. Il museo. Sì. Sì, tutto da fare, tutto da riempire con l'arte. Era bellissimo.